Capitolo 4, paragrafo 1. Era mio nonno. Ore 16, 7 settembre. Tenente. Tenente. Posso farti una domanda? Che cosa credi? In due cose. Non hai sempre visto in questo modo, vero? No. Vedi, tutto è cominciato con la morte di mio nonno. Era un grande uomo. Un secondo padre per me. Prima della pensione, lavorava come guardia carceriera in un carcere di massima sicurezza. Raccontava sempre un mucchio di storie incredibili. Storie? Sì, storie. Storie di carcerati. Quella delle docce era la mia preferita. Di tanto in tanto, a qualche detenuto cadeva la saponetta. Il malcapitato raccoglitore passava un brutto quarto d'ora. Capisci? Quella storia è diventata per me un esempio di vita. La più autentica filosofia. Tutto confluisce in quel racconto. Ed è così che ho deciso di portare sempre con me una saponetta. È il mio biglietto da visita. La mia arma contro il mondo. Non esiste messaggio più diretto e universale di una saponetta. Comprendi? Scusa, ma tuo nonno? Che è accaduto? Cazzo. Dimenticavo la cosa più importante. Era la giornata di primavera di molti anni fa. Quel giorno stavo studiando nella sua casa. A un tratto udì un urlo dalle scale. Era mio nonno. Un ladro si era introdotto nell'appartamento. Lui cercò di affrontarlo, ma l'uomo lo spinse per le scale. Morì per la caduta. No, non morì per la caduta. Precipitando per le scale, prese una spinta tale che fu scaraventato fuori dalla casa, finì per strada. Una macchina che passava di lì non poté far niente per evitarlo. Una brutta scena, cazzo. Il sangue che schizzava dappertutto. Morì per l'impatto con la macchina. Brutta storia. No! Non hai capito un bel niente. Non è così che è morto. Ricordo, uscì dalla mia stanza, scesi velocemente le scale. Ebbi appena il tempo di vedere il ladro che scappava e la macchina che investiva il mio nonno. Corsi strada e soccorre. Il sangue che schizzava per tutto, cazzo. Senta ancora l'odore del sangue. Scusa, non ho capito, ma com'è morto? Il postino. Il postino? Sì, il postino. Come ogni giorno passava da quelle parti con la bicicletta. Non so come, ma non ci vede. Mi chiedo come possa essere accaduto. Con le ruote del ciclo schiacciò la mano destra di mio nonno, procurandogli una ferita. Vuoi dire che è morto per la mano? Per mille saponette, se tu mi lasciassi finire il racconto. Scusa, non volevo offenderti. Maledette ruote. I cerchi della bicicletta erano malmessi, tutti arrugginiti. La ruggine fu letale.
ferita alla mano, gli procurò il tetano. Morì qualche settimana dopo in una stanza d'ospedale. Il tetano l'ha ucciso. Ma la causa di tutto, quello sporco ladro.